Grazie per l'intervento e anche per aver letto così rapidamente l'ultima parte. Invito quindi l'assessore Maria Bruni a esporre la sua parte. Anche lei cerchi di mantenersi nei 5 minuti. Grazie. Grazie Presidente e grazie a tutti voi per la presenza qui in questa sala. È molto importante per noi sentire la vostra vicinanza e la vostra collaborazione in tutto quello che facciamo. Grazie. Come voi sapete, io sono mi onoro di rappresentare due assessorati, quello dei tributi e quello dell'ambiente, anche se quello dell'ambiente è da poco che ho avuto appunto il mandato dal sindaco. Comunque, non per questo non abbiamo lavorato e stiamo lavorando e cerchiamo di fare bene per tutta la cittadinanza. Iniziamo con quello dei tributi, già anticipato qualcosa il vice sindaco in quanto assessore al bilancio ed io vado a completare quella che è la visione delle entrate di questo comune. Il settore delle entrate è stato oggetto di analisi e di rivalutazione attraverso uno studio capillare del controllo fiscale, posto in essere mediante comparazione ed incroci tra la consistenza catastale e le altre banche dati a disposizione della nostra amministrazione, permettendo di raggiungere e di conseguire una pluralità di obiettivi, quali ad esempio la riduzione dei tempi di attesa tra gli adempimenti fiscali dei cittadini e l'attività di controllo del comune, riduzione dell'evasione garantendo una maggiore equità nella distribuzione del carico fiscale tra i cittadini, maggiore conoscenza e consapevolezza del potenziale gettito tributario realizzabile. L'attività di studio e di analisi dei target che ho appena enunciato ha permesso di porre in essere un know-how per l'ente non indifferente, aumentando la consapevolezza del potenziale maggiore gettito tributario di questo comune. L'attività di aggiornamento delle attuali disposizioni normative e legislative ha visto concretizzato l'adozione di un nuovo regolamento idrico che è andato a sostituire l'ormai ventennale, obsoleto e vetusto regolamento fino a qualche mese fa utilizzato, ponendo in essere una vera rivoluzione per l'attività di somministrazione del servizio idrico comunale, aumentando il gettito di entrata, considerando che per i cittadini, per poter stipulare un regolare contratto o subingresso, devono regolarizzare eventuali morosità pendenti con l'ente. Ancora, abbiamo analizzato anche eventuali problematiche, quali la congiuntura economica attuale vede la popolazione italiana in una seria difficoltà finanziaria e i cittadini di Melito, i nostri concittadini, non ne sono da meno. Questa priorità è rappresentata dal soddisfare quelle che sono le esigenze di carattere primario dei nostri cittadini, tralasciando magari quelli che sono i pagamenti dei tributi locali. La nostra amministrazione ha pensato, tra le tante attività sociali, di aiutare la popolazione meno abbiente per il pagamento dei tributi locali attraverso l'istituzione e la regolamentazione del baratto amministrativo. Ancora, per quanto riguarda la Tari, cercherò di fare dei flash per quanto riguarda quelle che sono le varie voci delle entrate, così anche da non essere molto pesante nell'esposizione e anche insomma, da non annoiarvi. Sono numeri purtroppo, quindi non a tutti magari si confà questa tipologia naturalmente di attività. Comunque, per quanto riguarda quindi la Tari, l'avvio della raccolta differenziata all'interno del nostro comune, in piena sinergia con il settore ambientale, si stanno mettendo in essere delle politiche attive per far emergere il sommerso. La distribuzione dei kit per la raccolta differenziata è subordinata solo ed esclusivamente a tutti i cittadini che risultano iscritti al ruolo Tari presso l'anagrafe del comune, l'anagrafe tributaria. Ossia, tutti coloro che fino in questo momento non risultano iscritti al ruolo,
Adesso saranno costretti ad autodenunciarsi, rendendo una più equa redistribuzione dei costi effettivamente sostenuti tra tutti gli utenti, tutto a vantaggio dell'intera collettività. Un altro flash per quanto riguarda un maggiore introito previsto per il futuro è costituito dalle lampade votive. Il vice sindaco ha parlato della problematica dell'energia elettrica. Energia elettrica che ha visto nel momento in cui noi siamo entrati in amministrazione un regime di salvaguardia. Regime di salvaguardia che non permetteva l'adesione ad eventuali contratti energetici più economici per quanto riguarda l'Enel o comunque l'energia elettrica. Il nostro sindaco, la sua caparbietà, ha fatto sì che questo comune fuoriesca da questo regime di salvaguardia, cercando quindi di ripristinare quelle che sono le linee elettriche e quindi considerando anche per quanto riguarda quelle che sono le lampade votive presso i nostri cimiteri e quindi si andrà a registrare, a rilevare un'ulteriore entrata che fino adesso è pari a zero. Adesso parliamo dal punto di vista del settore ambientale e il mio pallino, tra virgolette, mi sto dedicando tantissimo e cerco naturalmente di svolgere il mio dovere facendo sempre riferimento a quello che mi viene suggerito dalla cittadinanza, a quelle che sono le effettive problematiche che mi vengono sottoposte dai cittadini. La raccolta differenziata vede tutta la popolazione di Melito coinvolta in una metamorfosi. Andiamo a sposare un principio, uno stile di vita più virtuoso, più pulito, pulito nel vero senso della parola. Noi ci siamo posti, anche legalmente parlando, l'obiettivo di raggiungere il 65% della raccolta differenziata. Abbiamo intrapreso una prima fase di start-up per quanto riguarda la raccolta differenziata attraverso la distribuzione dei kit, che io invito tutta la popolazione a fare rete, a coinvolgere tutti coloro i quali ancora non hanno ritirato i kit, di venire qui al centro distribuzione, anche perché la scadenza è imminente, il 31/12 si devono ritirare i kit, perché poi siamo pronti per partire su tutto il territorio e quindi la popolazione deve essere consapevole di ciò e deve essere pronta anche psicologicamente. Ciò comporterà un po' di sconforto per alcuni, un po' di, come posso dire, di preoccupazione, ma è più, secondo me, è più difficile spiegarlo che farla, la raccolta differenziata. Non dobbiamo fermarci da quelli che possono essere le preoccupazioni, i dubbi. I dubbi ci si confronta e si avranno le risposte e quindi si andrà avanti. E noi sposeremo questo stile di vita più virtuoso per tutti. Dal canto nostro cercheremo di intraprendere quelle che sono attività di sensibilizzazione, attuate attraverso momenti di aggregazione sociale, come quelle che abbiamo organizzato il mese scorso attraverso la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, attraverso la quale si concretizzava attraverso una mostra espositiva del riciclo creativo e quindi metteva al servizio di tutti gli utenti, al servizio di tutti i cittadini, una visione di quello che effettivamente si può realizzare con quelli che sono gli imballaggi, anziché di gettarli, di buttarli, magari dando una nuova vita. Organizzeremo convegni come li abbiamo organizzati, andremo nelle scuole, cercheremo di coinvolgere i nostri ragazzi dalle scuole elementari, le scuole medie, le scuole superiori, in modo che i ragazzi siano effettivamente da traino nei confronti delle famiglie, dei genitori, dei nonni, degli zii, ad aiutarli anche per intraprendere questo percorso. Il nostro obiettivo primario e partire bene con la raccolta differenziata, in modo da portarci in pochissimi mesi al 50% di differenziato, tutto in collaborazione con la cittadinanza, con voi.
nel pieno rispetto dell'ambiente, con minori emissioni di CO2, per una città più vivibile, più fruibile, con un risparmio in bolletta derivante dai minori costi di smaltimento in discarica. Altro obiettivo del quale mi pregio di rappresentare sarà quello di individuare un'area da adibire ad isola ecologica, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, nella quale i cittadini possono conferire ogni tipologia merceologica di rifiuto, riducendo il fenomeno delle discariche nel pieno rispetto dell'ambiente e del territorio che ci circonda. Saranno poste in essere delle politiche di tutela e di salvaguardia al fine di evitare le discariche abusive, introducendo attività che fungeranno da deterrente per questi fenomeni. Colgo l'occasione per augurare i miei più sereni auguri di Buon Natale, vivendo il Natale per come deve essere vissuto. La nostra collettività è stata messa a dura prova dagli eventi luttuosi delle scorse settimane. Stiamo accanto a tutte le persone che hanno bisogno di conforto, perché il Natale è unione ed amore. Stiamo accanto alle famiglie provate dalle difficoltà della vita. Stiamo accanto ai nostri figli. Passiamo più tempo con loro. Stiamo accanto ai nostri genitori. Fermatevi dal correre delle nostre vite, fermiamoci dal correre delle nostre vite e guardiamoci intorno. Gesù è tra noi. Abbiamo il dovere di accoglierlo aprendo quelli che sono i nostri cuori. Grazie, buon Natale. Grazie, assessore Bruni. Chiamo quindi a questo punto l'assessore Patrizia Crea per il suo intervento. Grazie. Grazie Presidente. Io ti riconosco il ruolo, lo sai, dico anche in questa sede. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti stasera. Siamo qui e questa è... Dicevo, grazie a tutti voi per essere venuti qui. Vi abbiamo chiesto uno sforzo, quello di stare con noi, ma anche un piacere forse, poco prima delle feste natalizie. Dovrò essere breve e questo mi risulta un po' difficile, perché il momento più emozionante per me è questo, non è quello del Consiglio Comunale, né quello dell'attività giornaliera. È questo, il dover cercare di riassumere in 5 minuti con una tempesta di pensieri in testa l'operato fatto e le difficoltà per farlo. Io ringrazio i miei colleghi per gli interventi precedenti e li ringrazio per il supporto che giornalmente ci diamo a vicenda, perché se devo pensare a quanto sono stata fortunata nell'affrontare questo momento amministrativo, allora dico che la più grande fortuna è il poter condividere i problemi e le gioie della nostra cittadinanza insieme a tutti voi. Grazie. Siete una squadra meravigliosa nella semplicità e nell'umiltà che abbiamo di prenderci carico, e dico abbiamo perché è così, di decenni di cattiva gestione amministrativa. Forse con un poco di superficialità iniziale, forse non sapevamo neanche a cosa in realtà saremmo andati incontro, ci abbiamo provato e ogni giorno è un carico di responsabilità in più, perché vedete non è tutto semplice e vorremmo dirvi che abbiamo l'appoggio di tutti, ma non è così, non è facile neanche fare la cosa più scontata, giornaliera, e non perché non troviamo il supporto degli uffici comunali, ma semplicemente perché fare una piccola cosa diventa come oltrepassare una montagna ogni giorno. E il tempo non ci basta, a me non basta. Ho messo da parte la famiglia.
e ringrazio mio papà, perché lo vedo di più quando è lui che segue me, non riesco più a seguirli molto, però so che fondamentalmente è stata una scelta che probabilmente andrà ad essere di vantaggio un po' a tutta la cittadinanza, ai miei nipoti, che cresceranno, spero, in un paese migliore, più giusto, più civile, più equo, più libero, perché è quello che stiamo cercando di fare. L'interrogativo che ci facciamo e che ci poniamo ogni giorno: stiamo facendo la cosa giusta? Sì, stiamo facendo la cosa giusta. Sapete perché? Stiamo tagliando col passato, e quella è la cosa giusta. È difficile, siamo tutti cresciuti in questo paese, ci conosciamo tutti, ci rispettiamo tutti, ci vogliamo bene. Capiamo i limiti delle altre persone e capiamo anche l'impossibilità di fare forse delle scelte diverse. Ma prima o poi doveva arrivare qualcuno che avrebbe voluto fare delle scelte differenti. E questa è stata la mia esperienza politica, non quella precedente. Non la riconosco, non l'ho sentita mia dall'inizio, non mi apparteneva, non era il contesto corretto. Me ne sono estraniata subito. Ma oggi posso dire, dopo un anno e mezzo, di stare accanto a delle grandi persone e accanto ad un grande sindaco, sì, un grande sindaco, una persona per bene. Io e lui ci scontriamo spesso, siamo testardi entrambi, ma ci vogliamo bene, un gran bene. Ci guardiamo negli occhi e capiamo quando è il momento di fermarci, tornare indietro e ripartire da capo. Non ci stanchiamo. A volte è difficile conciliare il lavoro che abbiamo oltre il consiglio comunale o la vita amministrativa. Però sappiamo che dobbiamo essere, Carmelina, dobbiamo essere uno la stampella dell'altro, perché a volte operare e fare delle scelte e poi uscire e farsi una passeggiata a Melito non è facile, non è bello, e vorremmo poter anche noi amministrare con tranquillità e in un ambiente sereno, con il pieno appoggio di tutti. Quindi la cosa più bella che io potessi farmi nel momento in cui ho deciso di dedicarmi alla politica era quello di scegliere te come mia guida, Peppe Meduri, perché sei veramente una persona per bene che mi sta insegnando molto e al quale riconosco dei valori che veramente sono difficili da incontrare. Una persona umile e che ci guida nel verso giusto e nella direzione giusta. Non viene difficile neanche imporre delle idee o dei progetti, perché purché siano a vantaggio di tutti, giovani, meno giovani o anziani, vanno bene e abbiamo libertà d'azione. E questa sua fiducia dà a tutti noi la motivazione di andare avanti ogni giorno. Una vita amministrativa complessa, complessa sin dall'inizio. E come diceva l'assessore De Pietro prima, o il vice sindaco Marciano e tutti gli altri, Maria, Emma, Ilenia stessa, non è facile operare, ma nelle difficoltà più atroci abbiamo anche deciso di essere gli impiegati comunali, quelli che si mettono dietro il computer a scrivere, pur non potendo firmare nulla, a dare indirizzi, a fare delle scelte difficili. Però già tutto sta cambiando, e anche all'interno della casa comunale sta cambiando, perché mentre prima scontravamo il pensiero di chi lavora ogni giorno dentro gli uffici, forse abituato ad un sistema operativo un po' differente da quello che dovrebbe essere una buona gestione giornaliera della casa pubblica, oggi un po' stanno cambiando le cose anche all'interno dell'amministrazione, anche all'interno dei dipendenti, e questo ci dà la certezza che forse stiamo agendo per il verso giusto. I miei settori sono tanti: sport, turismo, spettacolo, politiche sociali, polizia locale. Vi confesso che a volte ho avuto la tentazione anche di mollare un attimo, stanca, ma poi vedere il sorriso della persona a cui si è riuscita a fare del bene, o forse semplicemente cogliere
la positività di qualcosa che finalmente è andata in porto, ti dà la forza per alzarti la mattina seguente, o forse non andare neanche a letto, smontare dalla notte al lavoro e correre subito al comune per fare delle cose, ti dà la forza di andare avanti e di dire sì, passa il momento di sconforto, lavoriamo, a testa alta, ma lavoriamo. Si è prodotto tanto, ma tanto altro deve essere prodotto, perché veramente noi non siamo partiti da 10, siamo partiti dall'anno zero, ma dall'anno zero davvero. Abbiamo ereditato poco del passato, però da quel poco che abbiamo ereditato stiamo cercando di cogliere il meglio e dirigerci verso la strada giusta. Io ve lo voglio fare un cenno veloce di alcune cose che si sono fatte, altrimenti si pensa che sta chiacchierando, sta dicendo delle cose sentimentali, però di fatto si è operato fin dall'inizio a garantire l'igiene degli uffici comunali non con una ditta esterna, ma con dei voucher di lavoro accessorio, utilizzando dapprima 4 soggetti appartenenti alle fasce deboli ed in seguito, a causa delle restrizioni scaturite dalla legge di stabilità in ordine ai rapporti di lavoro a tempo determinato, è stato utilizzato un soggetto per ogni trimestre, sempre appartenente alle fasce deboli. Questo ha consentito, uno, di risparmiare a livello economico, e per l'ente è stato un vantaggio sicuramente, e poi l'impiego di risorse appartenenti alle fasce deboli, mai utilizzate negli anni precedenti con questa tipologia di impiego. Poi, tutti insieme abbiamo lavorato per l'approvazione di 2 progetti di servizio civile nazionale. Ufficialmente partiranno l'11 gennaio 2017 e ci saranno 8 volontari da applicare in 2 progetti, uno dedicato alle politiche sociali e ai servizi sociali e l'altro dedicato alle attività di protezione civile. Il servizio civile nazionale non veniva approvato per il comune di Melito da oltre 14 anni. Sin dall'inizio del mandato l'amministrazione ha puntato molto sulle azioni svolte in sussidiarietà con il mondo delle associazioni, un mondo intenso, vivo, ricco. Associazioni del volontariato, con le imprese e quanti hanno voluto collaborare alla creazione di convegni, tavole rotonde, simposi sulle materie più svariate, con la finalità precipua di ricreare un dialogo istituzionale proficuo e costante orientato alla crescita sociale collettiva. L'amministrazione ha poi deciso di investire sia risorse proprie che risorse trasferite dalla provincia di Reggio Calabria nella promozione turistica e della cultura dello sport nel territorio, mediante l'organizzazione di numerose manifestazioni sportive, basta pensare all'istituzione delle giornate dello sport, che hanno dato risalto anche agli sport considerati minori, e di promozione del territorio, con una positiva ricaduta sull'appetibilità turistica del territorio comunale. Il tutto è stato fatto contenendo al massimo le spese, in particolare se queste vengono paragonate a quelle che venivano utilizzate nelle amministrazioni precedenti. Vi dico ad onor del vero che per la promozione turistica, gli spettacoli o quant'altro, questa amministrazione ha sì deciso di investire delle somme di denaro, ma che sono pari ad un terzo o ad un quarto di quelle investite negli anni precedenti dalle amministrazioni precedenti. E voi sapete bene, perché è sotto gli occhi di tutti, che dal 2015 ad oggi sono state organizzate oltre 100 manifestazioni all'interno di tutto il territorio comunale, valorizzando anche le frazioni. L'amministrazione ha riattivato e mantenuto costante l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, con copertura a carico dei fondi FNA e PAC, servizi fermi al 2013 e che hanno oggi raggiunto 180 utenti nell'area grecanica, di cui 120 anziani e 60 disabili, attivando il lavoro di tantissime figure professionali. È stata concordata ed attivata una convenzione con l'UNICEF per far diventare Melito di Porto Salvo città pilota del programma Città Amiche dei Bambini e delle Bambine e dei Ragazzi. Nell'ambito di tale importante iniziativa sono stati approvati i regolamenti attuativi per l'esecuzione del disposto contenuto dell'articolo 5 dello Statuto Comunale, con riferimento al Consiglio Comunale dei Ragazzi che, nello specifico, al fine di perseguire un dialogo sereno e scevro dalla competitività negativa che ne sarebbe potuta scaturire, si è pensato di articolare piuttosto come gruppi di partecipazione attiva dei ragazzi con nomina a sorte e non elettiva. L'ente sta perseguendo, sia come singola istituzione sia come capofila del distretto numero 4 dell'ASP 5 di Reggio Calabria, l'obiettivo di implementare e diffondere quanto più possibile l'azione di inclusione sociale prevista nel programma SIA,
anche mediante l'articolazione di un progetto per la definitiva assegnazione del riparto dei fondi PON relativi all'inclusione sociale pari ad euro 1.098.000. Numerosi contributi sono poi stati assegnati a famiglie in stato di disagio economico e o sanitario, in particolare catalizzando l'attenzione sulle famiglie con problematiche sanitarie molto gravi, con la necessità di recarsi anche fuori regione. Per il secondo anno consecutivo, l'amministrazione, durante le festività natalizie, ha inteso rivolgere un pensiero a quelle famiglie in stato di disagio economico, proponendo per il Natale 2015 un'iniziativa replicata anche per il Natale 2016, denominata Natale Solidale, finalizzata a distribuire dei voucher alimentari, i cosiddetti buoni, da distribuire alle famiglie per alleviare il disagio economico e far passare un Natale più sereno. E per la prima volta è stata adottata una regolamentazione puntuale della modalità e dei costi di fruizione degli impianti sportivi. Coraggiosamente questa amministrazione ha imposto il pagamento per l'uso degli impianti sportivi pubblici, molto basso, vi assicuro, e tale scelta è motivata dalla necessità di garantire costantemente la manutenzione, la pulizia e la gestione degli impianti medesimi, ereditati in uno stato di totale abbandono, che fino ad oggi venivano sì fruiti gratuitamente, ma non venivano né gestiti, né mantenuti, né tenuti nella debita cura. L'amministrazione, inoltre, ha partecipato a numerosi tavoli tecnici e politici in ambito regionale, finalizzati all'accompagnamento del transito delle competenze in materia di politiche sociali dalla Regione ai comuni capofila, giusto quanto stabilito con le norme nazionali, regionali e con le delibere attuative del decentramento amministrativo in materia da parte della Regione Calabria, che vedono i comuni capofila dall'1/1/2017 attori principali in sostituzione della Regione nella materia delle politiche sociali. Ho voluto fare un piccolo excursus delle cose su cui si è lavorato in questo frangente, e tante altre sono state fatte dalle cose più semplici, come per esempio voler acquistare dei defibrillatori che sono già presenti all'interno della casa comunale, che verranno consegnati alle società sportive in maniera tale da dare un occhio di riguardo, rispettare la normativa vigente e stare accanto, per come possibile, anche alle squadre sportive. Poi vi dirò che un'altra cosa che si farà in tempi brevi e che magari non è un progetto, ma che la ritengo una volontà precisa di questa amministrazione, sarà quella entro il 31 dicembre di ordinare delle giustrine che verranno messe nelle ville comunali, accessibili anche ai bambini diversamente abili, perché noi pensiamo di dover diventare sempre di più un paese civile e di dover diventare sempre di più un paese a portata di mano e a portata di tutti. I nostri obiettivi sono tanti. Quello che io oggi, e vado a conclusione, Presidente, vi chiedo è di avere pazienza, di avere fiducia, perché con presunzione dico che questa fiducia un po' ce la stiamo meritando. Fateci lavorare, stateci accanto. 5 anni, poi ci ritroveremo nella stessa sala e discuteremo di tutto quello che non abbiamo voluto, potuto o fatto. O forse ci diremo, guardandoci in faccia, bravi, avete fatto, bravi, abbiamo costruito tutti insieme, noi operando e voi dandoci fiducia. Voglio anch'io farvi gli auguri di Natale. E ieri ci siamo ritrovati ancora una volta col sindaco, presenti all'esibizione dell'orchestra della scuola media. E ricordo che la manifestazione è iniziata con una canzone particolare. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Noi vogliamo essere umani, responsabili, liberi, trasparenti e che hanno fiducia nel proprio paese. Noi vogliamo farlo crescere. Ce lo siamo riproposti e lotteremo anche contro tutto, ma questo è l'obiettivo che noi abbiamo. E io oggi, per farvi i miei auguri di Natale, vorrei vicino a me un grande uomo, vorrei vicino a me un ragazzo umile, un ragazzo che è stato di insegnamento a tutti noi, che nella sua umiltà
è entrato nel nostro cuore e fa parte integrante di questa amministrazione. Io vorrei accanto a me Paolo, scrivo, se è qua, che non lo vedo, perché gli auguri di Natale vorrei farveli con lui. Perché credo che la cosa più importante sia scambiarci un segno affettuoso. E ritengo che lui ci abbia insegnato molto in questo anno e mezzo, con la giusta serenità e con la gioia nel cuore. Io vi faccio i miei auguri di Natale, rappresentando a tutti voi l'umiltà di questo ragazzo, e ho voluto che farli accanto a lui perché è un grande amico e una grande persona che ha dato un contributo valido a questa amministrazione e che la dà ogni giorno. Anche quando non parla ci insegna qualcosa. Auguri di buon Natale. Buonasera a tutti. Beh, l'intervento di Patrizio è stato abbastanza toccante, devo dire, perché è vero, la famiglia si trascura. Non è facile amministrare un paese. Io mi trovo in un'amministrazione di cui ne vado fiero. Cioè, io non sono un consigliere, non so come dire, cioè io sono in una famiglia. E questo devo dire grazie non al sindaco, ma a Peppe Meduri. Mi trovo bene con tutti, sono sempre disponibile, lo possono confermare tutti. H24, c'è il sindaco che mi chiama anche a mezzanotte, non lo so, però io sono sempre presente, sono sempre a disposizione del paese. Hanno detto tutto gli assessori, ognuno ha parlato nel suo ramo, ognuno ha le proprie competenze. Io non ho deleghe, ma questo non vuol dire niente. Io sono sempre al servizio di tutti, al servizio del popolo. E sono onorato di essere seduto qua stasera. Vi faccio un augurio di buone feste a tutti, di un buon Natale, buon fine anno e speriamo un anno nuovo di grande felicità e di speranza. Grazie a tutti. Grazie consigliere Scrivo, grazie assessore Crea per i vostri interventi. A questo inviterei la new entry, la chiamerei, del gruppo Melito nel Cuore Carmelina Nucera, e approfitto per augurarle un buon lavoro all'interno del gruppo. Okay. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i presenti e approfitto per farvi a tutti gli auguri di Natale, che sia un Natale sereno, ricco di pace e di amore. Appunto io sono, diciamo, l'ultima arrivata. Approfitto quindi per spiegare la mia posizione. Sin dal mio insediamento all'interno del Consiglio Comunale ho voluto assumere una posizione autonoma, quindi ho aderito al gruppo autonomo, appunto per poter, diciamo, decidere liberamente di poter pensare con la mia testa. Ma questo non era abbastanza, poiché io volevo fare di più per il paese e quindi non potevo concretizzare i miei progetti. Ecco, anche questo è un altro motivo per cui ho aderito al gruppo Merito nel Cuore, amministrato dal sindaco Meduri. È un'amministrazione che vedo che porta il suo impegno alla sua... Scusate, sono emozionata. Io mi emoziono sempre quando sono davanti al microfono. Io in questa amministrazione ho visto tanto impegno, ho visto la capacità anche nel svolgere il proprio lavoro e infatti, come diceva Patrizia, non è facile. Non è facile accontentare tutti. Però ce la facciamo. Io spero di non deludere i miei colleghi che hanno riposto in me la loro fiducia, né i cittadini. Grazie a tutti e
Io non mi definirei, diciamo, la stampella, anche se per me è un onore dire la stampella del sindaco. Più che altro sono una collega, ecco, tutto qua. Grazie a tutti, buona serata. Grazie consigliere Nucera. A questo punto do la parola al sindaco, anche lui raccomando anche lui di essere breve, perché se no... Sarò, anche se mi viene difficile... da circa 6 mesi, l'avremmo voluto fare a un anno, poi una serie di impegni uno dietro l'altro, di coincidenze, di fatti, non ci hanno consentito di fare questa manifestazione. La rifaremo perché è giusto far veicolare le tante cose che non vanno, le tante cose che noi facciamo, le tante difficoltà che incontriamo. Vedete, 18 mesi di amministrazione per me da sindaco, una grande esperienza che mi ha arricchito, che mi arricchisce, che mi ha anche cambiato, che mi ha rafforzato in tanto, che mi permette di dire con presunzione, di affermare con assoluta certezza, senza alcuna possibilità di essere smentito, senza sorta alcuna di smentita, questo lo voglio sottolineare, che questa che ho al mio fianco è la migliore squadra che merito ha portato al vaglio degli elettori. La migliore squadra. E non mi posso fermare. Devo aggiungere, posso aggiungere, l'unica squadra che poteva reggere l'urto e che ha retto l'urto. Non ci nascondiamo, non ci dobbiamo vergognare. Dritto per dritto le cose vanno dette in faccia. 3 liste, Marino Meduri Minniti. Ricordate? Quanti ricordano quel confronto a 3 il venerdì prima delle elezioni? Io ce l'ho quella fotografia, la mia mano stava nel mezzo, sotto quella di Minniti, sopra quella di Marino. Abbiamo giurato tutte e 3, fedeltà e collaborazione. Fedeltà e collaborazione. Io non ho visto nell'una, anzi non ho intravisto nell'una nell'altra, anzi abbiamo visto, abbiamo toccato tutti assieme sulla nostra pelle, sulle nostre famiglie, quanto astio. Ma consentitemelo, io lo voglio ricordare, è un astio che forse si tramanda, è un astio che ha una certa tradizione. Io l'ho risparmiato un passaggio nella campagna elettorale, però voglio ricordare che nel lontano 2001, quando era assessore, e con me c'era il papà del capo dell'opposizione come minoranza delle minoranze, Carmelo Minniti, il professore Giuseppe Ercole Minniti, che allora era vice sindaco e io assessore nella sua squadra. Quando nel 2001... fatto una richiesta al ministro dell'interno, al prefetto, con l'oggetto rimozione e sostituzione, sospensione da amministratore locale. Io ve la risparmio la letterina di denuncia, però vi leggo un passaggio. Un passaggio che dice: fa presente altresì che ha subito di già 3 attentati, uno incendio dell'automobile. Io cercato di risalire alla data dell'incendio,
Non vado errato, probabilmente era il 1982. La denuncia è del 2001. Caccia Peppe Midori mi hanno bruciato la macchina. 2001 la denuncia, l'episodio dell'82. Bene, questo è lo stile che contraddistingue uno della minoranza. Allora, io l'ho voluta sempre risparmiare, però a tutto c'è un limite, a tutto, diciamolo. Quest'astio nei confronti della nostra maggioranza, una maggioranza scomoda per molti, non finisce, non si esaurisce nel contesto della minoranza della minoranza. C'è anche la stampa. La stampa che oggi mi definisce, così mi diceva un mio assessore, 'ndranghetologo, esperto di 'ndrangheta, così mi sembra, io non ho visto il video. Grazie a Dio, sì, vi può stare bene. L'importante è che non sia 'ndranghetista, che sia lontano dalla 'ndrangheta, che siamo lontani dalla 'ndrangheta. Quella stampa che non ha mai scritto che era l'addetto stampa dell'amministrazione sciolto per mafia. Chiamiamola per nome e cognome, scriviamolo, abbiamo il coraggio di scriverlo. Non ci vergogniamo, lo denunciamo. Quella stampa che definisce il consigliere Carmelina Nucera, lei dice che è orgogliosa di essere la mia stampella. Lo siamo assieme, se così dovesse essere, ma non è così. Carmelina entra con pari dignità a far parte di quella squadra che vuole il bene del paese, che lotta per questo. Sindaco non stava affogando, sindaco soffriva per il tradimento, sì, il tradimento di tre della mia ex maggioranza. Qualcuno, qualche secondo prima di dimettersi da assessore, l'assessore Sergi, ebbe a dire: il sindaco riesce a fare 10 cose nello stesso momento, io non ci riesco. Caro Bruno, spiega a tutti il vero motivo della tua dimissione, forse non hai retto quell'urto, non hai retto quel passo che tutti ti abbiamo chiesto. Io non ti chiedo di dimetterti, ti chiedo invece di metterti una mano sulla coscienza, ti chiedo di vergognarti per quello che hai fatto ieri. Veniamo a ieri, signori, perché la politica non è scappare per mettere in difficoltà la maggioranza, tutti, per dare un altro messaggio, un messaggio diverso, un messaggio forte di speranza, di rottura col passato all'esterno. Per questo l'abbiamo portato in consiglio. Qualcuno pensava di scappare. Altri hanno pensato di dire, quando noi abbiamo proposto di dare nome, un nome al mercato, ex mercato coperto, di chiamarlo Falcone Borsellino, con tanto di rispetto, chi non può fermarsi per un attimo e fare l'inchino di fronte a questi due nomi. Qualcuno ha avuto anche il coraggio, la capacità di dire che Meduri vuole con questo ricostruirsi una verginità che non ha, la vergogna. Questo è un sentimento che quel qualcuno dovrebbe riscoprire, perché non ha limiti. Io, così, ho preso qualche appunto, qualcosa va menzionata. Mimmo, hai parlato di sentenze. Ci sono state tante sentenze, ma c'è la sentenza per eccellenza. Meduri non doveva poter essere sindaco. Ma Meduri non presentava nulla di diverso rispetto a quando era assessore
a quando è stato candidato alla provincia. Meduri non si mangerà il panettone. Ha mangiato il panettone dopo la sentenza. Rimangeremo tutti assieme il secondo panettone. Io auguro a qualcuno che il panettone non gli vada storto. Poi c'è stata la seconda di sentenza, vice sindaco, la seconda che ha decretato che qualora fosse stato Marino a vincere le elezioni, Marino sarebbe andato a casa, ci sarebbero stati i commissari. Diciamolo questo, diciamolo a tutti quelli che sono venuti a mettere il bollo su quella lista. Presidente, quando ti dicono, ti hanno detto che sei la pedina del sindaco, allora tu, come tutti, non gli assessori, i consiglieri, come tutti quelli che ci stanno vicino, così come continuo a predicare, a gridare, a dire, rispondete che siete il sindaco, non la pedina del sindaco. Lo potete fare, perché l'apertura, la disponibilità che ho dato sin dal primo momento e l'invito, sentitevi tutti sindaco, siete il sindaco, io sono di passaggio. Io l'ho detto, al posto mio ci poteva stare chiunque della mia squadra. È un ruolo pesante, un ruolo che mi dà tanta responsabilità. Allora lasciamolo al collega Minniti, all'ingegnere Minniti, la soddisfazione di dire il sindaco pregiudicato. Allora, meglio così, è onesto, o un sindaco come quelli precedenti? Apriamola questa riflessione, discutete pure sul mio incidente di percorso nella libera professione. Non ho mai rubato, questo è un valore che i miei genitori e chi mi è stato vicino mi hanno sempre insegnato: camminare a testa alta, mai vergognarti di qualunque cosa, poter guardare. Questo è l'augurio che faccio ai miei colleghi che mi chiamano pregiudicato: poter guardare come me i loro figli dritti negli occhi, senza avere vergogna di alcunché, senza doversi rimproverare nulla, perché non lascio mai nulla di intentato, Presidente. Continuerò a ricevere tutti, a dare ascolto a tutti, a ricercare la soluzione per ogni problema che mi viene posto, se questo è un problema lecito. Altrimenti invito, come sempre fatto, a fare denuncia. Allora, a te Patrizia, te che, ripeto, mi hai arricchito, ti ho chiesto che non dobbiamo più parlare io e te, dobbiamo ormai capirci guardandoci negli occhi senza parlare. Una tempesta di pensieri per poter sintetizzare in 5 minuti tutto quello che hai da dire. Lo so quante cose non hai detto, io le so come le sai tu, come le sai il tuo cuore. Io, oltre a Patrizia, voglio ringraziare tutta la squadra che è una squadra giovane, una squadra incontaminata, una squadra che ha di suo quella verginità di cui pochi si possono fregiare. E io questo baluardo, questa bandiera, la posso sventolare con grande orgoglio, e di questo vi ringrazio di cuore. Una squadra che ha una voglia di fare straordinaria, impareggiabile, che mi consente di correre come sono abituato da sempre, da quando ero piccolo, a correre rincorrendo 1000 problemi per portarli a soluzione, a correre a piedi nudi, anche a piedi nudi,
ma con l'obiettivo di andare lontano, con l'obiettivo di rompere con quel passato che ha appestato il nostro paese, la nostra amata Melito. Diciamolo, non ci vergogniamo, lo dobbiamo dire. Io adesso vi dirò pochissime cose. La guerra, l'ho detto in uno dei miei incontri in prefettura col vicario, l'ho detto nel tavolo tecnico a Reggio, ci dobbiamo scontrare con questa realtà. Ho fatto 15 minuti e mi ha ceduto altri 15 Paolo Scrivo, quindi ci siamo accordati. Uno basta sapersi accordare, assessore. Allora, la realtà, purtroppo da sindaco ci sono le belle cose e vi auguro di avere la soddisfazione impareggiabile che ho avuto io quando una nonnina di 105 anni mi ha baciato la mano. Vi auguro di essere chiamati da zio a bocca piena, a cuore, con un grande cuore, da ragazzo che non mi è parente. Però non vi auguro mai di dovervi scontrare contro quelle problematiche con quale tutti noi abbiamo impattato. La ragazzina che ammazza la mamma, la violenza sulla ragazza, il suicidio di Carmelina e tante altre cose negative che purtroppo ci fanno perdere anche il respiro, non ci fanno trovare la forza, le parole. Io nel tavolo tecnico in prefettura ho detto basta dire che tutti sapevano, basta dire che Melito è tutto 'ndrangheta. Non lo permetto, non lo consento. Se così fosse, Melito tutti sapevano, c'è la sconfitta dello Stato, tornate a Roma, abbassate la sarginesca. Non parlate di alternativa, non possiamo parlare di alternativa a Melito. L'alternativa è il campo sportivo, la biblioteca, il teatro, la piscina o quant'altro. Noi ai nostri ragazzi ai quali bisogna parlare, non offriamo l'alternativa. Non siamo in grado di offrire neanche il muretto della villa comunale che è stata chiusa per un lunghissimo periodo con i commissari. Non ce lo dimentichiamo, anche la villa comunale chiusa. Veniamo, così ho voluto anticipare qualcuno dei tanti problemi. Ho detto in prefettura che la guerra si fa con i soldati. Soldati miei non sono gli assessori o consiglieri, sono i dipendenti. Io al momento dell'insediamento ho detto cambiamo marcia dopo aver cambiato rotta, si mangia per quanto si lavora. Bene, lo dico perché voglio di più, non sono contento, non siamo contenti. Vogliamo di più, molto di più. Vi è questa possibilità, c'è questa pretesa da parte nostra, perché c'è la possibilità dall'altra parte. Dare per avere, non avere per dare. Pensiamo al contrario, dare per avere. Noi abbiamo ereditato una situazione non difficile, ma drammatica. Dei debiti potremmo parlare un mese, vice sindaco, forse un anno. Allora, e chi ha il quadro completo? Chi lo può avere? Chi lo può avere? Parliamo della grande richiesta di Sorical, 2.800.000, periodo 81-2004. È o non è prescritta? Ci sono gli atti interruttivi fino al 2006,
dopo il 2006 la lettera successiva al 2012, però c'è una delibera di giunta regionale non notificata. È valido o non è valida? Vedo qualche avvocato in sala. Allora aspettiamo con francescana pazienza l'esito del giudizio che andremo a instaurare sicuramente. Chi mi può dire se è dovuto o non è voluto, vice sindaco, non lo sai, perché erano le due che è arrivata nella scrivania del sindaco. La cartella di oggi, sì, la cartella dell'ETR con 136.000 euro per una richiesta di IVA non pagata del 2000. E, dico, abbiamo tentato in qualche ora, dalle 2, sono le 14-19, sono 5 ore, mi dice la ragioneria che è probabilmente prescritta. Allora, chi mi può dire, quando mi dice quant'è il debito che abbiamo con la regione per il conferimento a discarica? La risposta che possiamo dare è una: non lo sappiamo. Dobbiamo aspettare. Perché? Perché è così. Allora, noi abbiamo una richiesta quantificata per il 2015 di 800 e rotti mila euro, quasi 900. A monte però c'era un contratto che gli oneri di discarica erano a carico dell'azienda, dell'impresa. Impresa che aveva un obbligo per cui si è aggiudicato l'appalto, quello di raggiungere una percentuale di differenziata che non ha nemmeno sfiorato, non l'ha nemmeno pensata. Quindi c'è o non c'è un danno? C'è danno e c'è beffa. C'è danno e c'è beffa, perché negli anni precedenti abbiamo anche pagato gli oneri di conferimento a discarica. E perché pagare gli oneri di discarica con un maledetto contratto, consentitemelo, se gli oneri di discarica potevano e dovevano essere pagati dal comune, alla regione? Perché darli a un terzo per girarli alla regione? Chi me lo può spiegare? Non voglio pensare male, voglio solo guardare in faccia la realtà, e che buona parte di questi soldi il comune li ha pagati e buona parte di questi soldi oggi al comune vengono richiesti come soggetto terzo. Abbiamo dovuto rateizzare, diciamole queste cose, è un nostro difetto la comunicazione, oppure abbiamo anche un mezzo alibi, che abbiamo la stampa, consentitemelo, non tutta, per l'amor di Dio, non tutta. Io, nell'ultimo incontro a Roma, ero con un mio assessore, c'è stata la televisione tedesca che ci ha rincorso, verrà qua, perché evidentemente qualcosa di buono in qualche circostanza l'abbiamo detta. Vuole venire e verrà a metà gennaio. La stampa tedesca. Poi, forse qualcuno non ha mai digerito il mio voto contrario in un bilancio, quando ho detto che l'addetto stampa per il comune non era tra la prima, tra la decima, la centesima, la millesima o la milionesima di priorità. A quel costo l'addetto stampa. Allora, se questi sono i peccati che dobbiamo pagare, ne sono orgoglioso. Quindi, signori, il bilancio, il nostro bilancio si scontra con quello che... Un attimo. Cartella? Sì, un attimo. Allora, quando il bilancio si scontra con quello che ereditiamo e che arriva. Io ho parlato dell'ultima cartella esattoriale notificata oggi, la penultima è di 1.400.000, e là c'è un po' tutto dentro. Ci sono i bolli delle macchine dal 2004 in poi. Dico, vabbè, qua non è colpa del sindaco, dell'assessore, qua c'è una responsabilità forse anche di altri. Non si pagava nulla, non si è pagato l'attraversamento dell'ANAS,
non si è pagato il consorzio, non si è pagato per tanti anni l'affitto dei mezzi, non si è pagato il bollo, l'ho già detto, non si è pagato il demanio dal 2002. Scandalo! Il comune deve pagare entro il 2016, perché se ci consente un minimo, abbiamo pagato forse il 70-80%, quel minimo che rimane è rateizzarlo. Non possiamo, non ce la facciamo, non è che non vogliamo. Io vorrei pagare un po' tutto e tutti, però sono stanco di ricevere richieste assurde. E veniamo anche a qualche assurdità con cui noi intendiamo tagliare i ponti. Avete visto i precedenti consigli, l'ultimo e penultimo, la signora Ravenda che è venuta a fare un po' di show, forse anche punzecchiata da qualcuno, probabilmente ha scaricato su di me. Vabbè, a parte che il comune non ha mai ricevuto la sentenza, perché la sentenza per poter essere attuata deve essere notificata, mi rivolgo sempre agli avvocati, ci capiamo in termini tecnici, ma non mi sembra che la Ravenda abbia notificato una sentenza per avere dei soldi che reclama. C'è altro, la notifica riguarda altro, non i soldi che deve avere la Ravenda. Quindi la Ravenda forse deve vedere un attimino quello che vuole e come lo chiede. Forse la Ravenda, nell'ultima richiesta che ha fatto, anziché trovare un ristoro, si è creato un danno, perché mi diceva se n'è andato l'architetto Manti, ha instaurato un contenzioso per avere un danno per una perdita di fogna. Poi scopri, l'architetto Manti scopre che la Ravenda era collegata, così c'è scritto sulla relazione, abusivamente alla rete fognante e l'ha sanzionata. Quindi questo è la rottura col passato. Nel mentre qualcuno ci ha chiesto, noi l'abbiamo sanzionato. Allora, dobbiamo essere orgogliosi di queste cose. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, dei servizi che stiamo dando. Quando la B, come dico sempre, la B dell'educazione, in Consiglio Comunale, qualcuno non ce l'ha, caro Presidente, non ti preoccupare quando ti dicono che sei la mia pedina, perché loro non hanno la B dell'educazione. Glielo dimostriamo, così come siamo riusciti a dimostrare molto nei servizi. Acqua, quest'anno non è mancata, anzi, tutt'altro. La luce, io registro con immenso piacere quando la signora alle 9:20 di sera chiama: sindaco, si è fulminata la lampadina sotto casa mia. Signora, si è fulminata stasera, ma siete rimasti per anni senza luce. Allora, c'è stato qualcuno delle forze dell'ordine per educazione, per una questione di riservatezza, non cito chi, mi è venuto a dire: ma vi ricordate come eravamo con la spazzatura? Che gli ho fatto presente: ma scusate, lo dite a me? Sì, è vero, ho fatto una considerazione errata, fuori luogo. Allora, spazzatura, ASED, quando siamo partiti, io il 3 giugno apro la porta, mi siedo, è stata forse una combinazione che nella stanza del sindaco non c'era Zara a aspettarmi, seduto al posto del sindaco, era dietro la porta, è arrivato quasi prima di me in contemporanea e mi dice: firma. Al che l'ho invitato ad accomodarsi fuori, ad andare al protocollo, non dopo avergli detto che i rapporti sono tra Peppe Meduri sindaco, anzi signor sindaco, e lui appaltatore, e gli ho precisato che tutto quello che la sua azienda non avrebbe fatto sarebbe stato contestato. E poi arriviamo, eravamo in quest'aula quando la consigliera Minniti, con tutti i dipendenti ASED schierati, con la stampa che riportava la mattina: Meduri lascia a casa 18 famiglie,
per fare pressione. Io all'epoca ho invitato a stare tranquilli, ad avere pazienza, a contare fino a 6, quell'articolo 6 che ha garantito, non Meduri. Meduri non ha fatto cortesie, Meduri ha preteso il rispetto della legalità e della legge. E gli operai ex ASE di oggi non devono ringraziare Melito nel cuore, non devono ringraziare il sindaco Meduri, devono ringraziare la buona stella che gli ha permesso di lavorare in un settore dove sono perennemente a vita garantiti dall'articolo 6. Nessuno, chiunque sarà a gestire quel servizio, è obbligato ad assumere questi ragazzi, che oggi hanno una dignità diversa, una dignità economica che non hanno mai avuto in precedenza. Di questo siamo fieri, di questo è orgoglioso il sindaco Meduri. Quando passa, come tutti voi, e vede quel gesto che si toglie la guanta, l'operaio gli stringe la mano, e loro invitano il sindaco per il caffè, che se quelle poche volte che l'ho fatto, per me è stato un piacere e una grande soddisfazione poter consumare un caffè con gli operai, perché anche questo deve fare un sindaco. Se poi questo a qualcuno va storto, a qualcuno non piace, beh, per altri 3 anni e mezzo dovrà sopportarmi e dovrà sopportare questi gesti. Io... Sindaco? Sì. La invito a concludere. Allora, volevo... Velocemente, i tanti risparmi, Mimmo ha citato quanto paghiamo, sono 47.000 euro in meno che stiamo pagando al mese, 103 contro 150 sulla spazzatura, ha citato i 100.000 euro sul servizio della fogna, ma a Mimmo gli è sfuggito di dire che pagavamo 11.200 euro al mese circa per la gestione dei cimiteri, a Mimmo e a Rocco è sfuggito di dire che abbiamo creato nel cimitero altri 135 posti suoli cimiteriali a costo zero per noi, senza espropri, dando la possibilità alla gente di poter usufruire e non andare magari a barattare illegalmente l'acquisto di un solo anche a 10.000 euro. Non parliamo del nonno vigile, ci è costato 139.000 euro. Del giudice di pace, di quello che abbiamo fatto, quanto ci sono costate quelle poche strisce pedonali e quanto ci erano costate quelle sul lungomare con l'acquisto della macchina che fa le strisce. Non parliamo della pulizia degli uffici, anche queste carte sono in procura, perché non c'era con i commissari una gara, o meglio, era da novembre 2014, maggio 2015 la ditta ha gestito il servizio senza alcuna determina di affidamento, quindi era completamente abusiva. Allora, io vorrei dire tante altre cose, però una consentitemela, non posso non dirla. Vedi Mimmo, quando ti accusano e ti richiamano su quella intercettazione dove il signor Azzarà ti dice non voglio avere fare a che fare con quello rivolto a te. A te l'ha detto. Io invece gliel'ho detto quando mi ha invitato a mangiare una pizza per andare a parlare di politica. Questi soldi te li puoi risparmiare, Saro. Così gli ho detto, eravamo nelle scale dentro il comune. E grazie a Dio che è andata così, che è stato lui a non volere noi. Perché questo dimostra che noi a quella logica non siamo soggetti, non la potevamo garantire. Allora concludo con gli auguri, concludo come ho fatto, è stato per me una 3 giorni ricca di soddisfazioni, a parte Patrizia che è monella. Vabbè, è una cosa che... La storia è un po' lunga, non è così. Allora io ho fatto il giro degli asili, in qualche classe i ragazzi mi hanno aspettato col dono, col pensierino, con la lettera, nelle scuole, anche negli asili,
mi ha arricchito molto. Vabbè, abbiamo annunciato, come sindaco, ho dovuto annunciare che andavo nelle scuole a fare gli auguri come istituzione. Non è un peso, una firma in più, una firma in meno, due righe. Nella prima scuola, questo lo devo dire, non posso non dirlo, ci siamo presentati, eravamo io, Maria Bruni e Paolo Scrivo, era nella dirigenza al Megali, mi sono fatto annunciare, vabbè, sono usciti due insegnanti, ci hanno detto vi dovete accontentare di noi, perché il sindaco ha replicato, perché a volte le parole non devono mancare, a me spesso non mancano, anche se in qualche occasione mi emoziono. Stasera non mi sono emozionato perché mi ha sostituito Patrizia, così almeno adesso riuscirà a capire che non mi deve più sfottere, perché le contava, siamo 18, siamo 20, a quante siamo arrivati? Tra tu e la prima? Ce ne saranno altre perché noi lavoriamo con il cuore. E dicevo, ai bambini ho augurato a tutti la stessa cosa. Gli ho detto che l'augurio più grande che posso fare è quella di tanta, tanta, tanta salute. Di vedere la salute come la stella di Natale in cima all'albero. E poi gli chiedevo ai ragazzini, l'albero mano a mano che si scende che c'è? Le palline, le stelle filanti, e quelli sono la felicità, la gioia, la famiglia. Poi sotto l'albero Natale ci stanno i regali, ma quelli non sono essenziali. Quelli possono essere più belli o meno belli, ma non sono vitali. L'importante è avere la salute, se c'è la salute c'è tutto. Poi ho chiesto a tutti di farmi tre promesse. La promessa di essere più buoni e più bravi. Ho detto, guardate, ogni Natale si dice così, lo sento da 50 anni, ma quanto buoni dobbiamo diventare, ragazzi, bambini, basta. Se buoni non si è nel cuore, dobbiamo essere buoni di cuore, dobbiamo essere, sentirlo, sentire il Natale nel cuore, altrimenti non ha significato Natale più buoni. La seconda promessa che ho chiesto ai ragazzi di farmi è quella di essere più studiosi, di rincorrere il sapere, di rincorrere la cultura madre, la cultura della legalità, perché se non c'è quella ci sono i guai. Quindi ai ragazzi ho chiesto, bombardate di domande le vostre insegnanti, bombardate di domande i vostri genitori, se scappiamo afferrateci dai capelli. Chiedete, non avete paura, partecipate. Poi ho chiesto ai ragazzi qual è il porto più sicuro del mondo, scherzando. Gli ho detto che il porto più sicuro del mondo è quel cuore che trovano nei loro genitori, perché per noi sono tutto. Poi, scherzando, gli dicevo pure che io non ho il cuore, perché al posto del cuore ho loro, i miei figli. Per me sono tutti figli. Perché un sindaco deve essere così. La terza promessa che ho strappato, che ho richiesto ai ragazzi e ai bambini, è quella di un Natale più altruista, più generoso, un Natale di fratellanza, invitandoli ad andare, come faccio con voi, a trovare i 100 minori profughi accompagnati che abbiamo ospitato, che qualcuno dice i Niri, stupidamente. Aiutateci ad aiutare questi fratelli. Molti di loro non hanno visto mai i loro genitori. Il primo sbarco, il primo gruppo che abbiamo ospitati, c'era un bambino di 2 mesi, un neonato, diciamo, che nella traversata ha perso la mamma. Qualcuno che pensa che su questa partita si possa speculare, che il sindaco, la prefettura, perché noi ci siamo mossi in piena sintonia con la prefettura e non stiamo facendo nulla se non a braccetto con la prefettura. Ci stiamo facendo portare con mano.
ci stiamo facendo portare dalla mano. Quindi adesso concludo veramente con i ringraziamenti, con la speranza di non dimenticare nessuno. Volevo ringraziare le associazioni, menzionandole sì tutte in generale, ma due in particolare. Quella rappresentata da Aurelia Sansotta, Mondo Verde, e quella, la FIDAPA, rappresentata da Giulia Careri. Loro un grazie particolare per la vicinanza, per il sostegno, per quello che stanno dando a merito. Quando io dico ogni tanto è giusto anche di vivere e di godere di luce riflessa, mi capita spesso. Speriamo che capiti sempre più spesso. Chi prova invidia, che faccia meglio di loro. Volevo ringraziare il comando di Polizia Locale, mi raccomandava Patrizia. Volevo ringraziare tutto il personale per quello che ha fatto e per quello che non ha fatto, per quello che farà e per quello che non farà. Noi ci aspettiamo molto. Ci aspettiamo molto dai giovani, dal mondo della scuola. Voglio ringraziare in maniera particolare il preside Anastasi per quello che ha dato, per quello che è riuscito a creare assieme alle insegnanti come realtà a merito, l'orchestra Corrado Alvaro, che per noi è veramente un punto d'orgoglio, un fiore all'occhiello, e non consento a nessuno, respingo al mittente chi è riuscito a dire che il preside Anastasi ha portato la scuola elementare ai minimi, alla scuola media ai minimi termini, ha creato un cumulo di macerie, mi sembra, io non ho visto ancora il video. Assolutamente sono delle, è Natale, dice qualcuno, siamo buoni, non voglio aggiungere altro. Io, anche se lontano, faccio gli auguri al preside Anastasi e a tutti quanti, li faccio a voi tutti, a tutte le vostre famiglie, che sia un Natale con tanta salute. Pensiamo a chi è meno fortunato di noi, a chi ha tanta sofferenza, a chi è malato, a chi è in carcere. Pensiamo a quanti hanno più bisogno di noi, pensando che sono tutti. Io voglio pensare che tutti hanno più bisogno di me e vorrei che tutti pensassimo allo stesso modo, che io ho bisogno più di tutti. E vi dico che ho più bisogno di tutti, ho bisogno del vostro aiuto, nessuno escluso, in questo difficile compito di cui vado fiero ed orgoglioso. Grazie. Grazie Sindaco. A questo punto vorrei chiedere se dal pubblico qualcuno vuole intervenire, vuole fare un saluto, insomma. Grazie, grazie signora. Rinnovo i miei auguri e gli auguri di tutti i consiglieri qui presenti di buon Natale, di buone feste, di un felice anno nuovo e di passarlo in pace e serenità con le vostre famiglie. Buona serata.